Vabbè, io vado, vado. Vado. Aspetta un attimo, vediamo se ho sì, sto registrando. Okay. Tu mi prendi in quadri? Sono un quadrato? Sì. No, a me no, lui, no, lui che legge. No, okay. E guarda bene Simon Bolivar, fai vedere. Beh, sei pronto? Vai. Dai, vai. Cari amici, oggi siamo qui per pontificare, diciamo, ricordare in maniera in pompa magna un evento che ha la necessità di essere ricordato in questa modalità, perché qui sul Monte Sacro sono avvenuti molti episodi di rilevanza storico veramente inimmaginabile, ma soprattutto le persone che sono venute qui ad immaginare e a commemorare questo evento iniziale che è avvenuto nel V secolo avanti Cristo, che ha forgiato gli animi dei romani e della cultura del popolo romano, ma del popolino romano, ha portato a avere delle commemorazioni memorabili nel corso dei secoli. E io molto modestamente cerco di replicare a modo mio questa modalità, che sicuramente non è finalizzata solo a se stessa, ma a portare avanti quello che era il pensiero romano all'epoca del V secolo avanti Cristo e nel corso dei secoli fino ad oggi, quando questo pensiero si è raccolto e ridotto ad essere rappresentato da poche persone oggi qua, ma che però è un sentimento che pervade comunque nel profondo l'animo dei romani, anche se i romani stessi non se ne rendono conto. Quindi voglio leggere una premessa e poi anche il giuramento, e così si evidenziano alcuni aspetti importanti. Cari amici, appare ormai evidente a tutti che siamo sempre più soli, senza pilastri, senza puntelli, senza segni, fondamenta, basi, capisali, principi, concreti ed astratti, eppure senza santi in paradiso. Non abbiamo più niente che ci possa sostenere se non la nostra anima. Per cui dovremmo prima o poi mettere in atto un piano B e cercare di dare un senso ed un nuovo obiettivo alla nostra azione personale, che in altre parole si definisce vita. Cioè noi con la vita, con la nostra esistenza, con la nostra azione e scelta delle azioni, delle infinite azioni che si possono portare avanti, possiamo dimostrare a chi ci osserva dall'esterno che abbiamo quelle capacità, anche a noi stessi sconosciuti, per portare avanti un progetto millenario di difesa dei diritti inviolabili del cittadino, che qui si sono dimostrati originariamente. Occorre quindi riformulare altri capisaldi sociali e morali e ricollocarli diversamente da quelli che avevamo in precedenza, che alla prova dei fatti si sono rivelati inconsistenti o peggio ancora inefficaci nel momento di massimo impegno ed utilizzo, ed hanno dimostrato la loro sterile e mistificata natura. Per questi ed altri numerosi derivati da molte diverse vie, motivi e ragioni, oggi ci ritroviamo a dover percorrere altre inesplorate strade e percorsi da lungo tempo tralasciati, che però sono invece stati validi per secoli ed addirittura per millenni. Andando a speculare, indagare e ricercare nuove vie, mi sono ritrovato ad imbattermi in Simon Bolivar. Il motivo per cui l'ho citato e l'ho preso in considerazione è perché Simon Bolivar, in viaggio a Roma il 15 agosto del 1805, si recò qui, dove adesso esiste la colonna che vedete qui davanti a me, che commemora il fatto, e qui pronuncia il celebre giuramento detto del Monte Sacro, che a sua volta riprendeva e rinvigoriva lo storico ed eroico avvenimento della successione della plebe romana, dalla costruzione e costrizione ed usurpazione dei diritti a cui la costringeva la nobiltà romana. Quindi, in presenza del suo amico e maestro Simon Rodriguez, qui pronuncia, appunto Simon Bolivar, qui pronuncia il celebre giuramento, detto fra virgolette, giuro per il Dio dei miei genitori, giuro per il mio onore e per la mia patria, che non darò riposo al mio braccio né pace alla mia anima finché non avrò rotto le catene che ci opprimono per volontà del potere spagnolo.
oggi non è più il potere spagnolo, ma è il potere molto spesso gestito dagli spagnoli, dai generali spagnoli di cui parlavamo prima, i generali neri, i papi neri, che oggi ci abbiamo fondatamente e inoppugnabilmente al potere in tutto il mondo. Questo a causa della grave situazione di sudditanza, violenza, arretratezza, illiberalità in cui era tenuta tutta la popolazione in Sud America, parlando appunto di Simón Bolívar. Ma perché Simón Bolívar aveva sentito il bisogno di esprimere quel tale forte impegno in quell'occasione? Perché la secessione della plebe era stata la prima pacifica lotta sociopolitica al mondo adottata dalla plebe romana in varie occasioni tra il V e il III secolo a.C. quando non ne poteva proprio più delle angherie della nobiltà per ottenere il giusto riconoscimento e la parificazione dei diritti con i patrizi. La plebe semplicemente abbandonava in massa Roma uscendo dalle mura e tutte le attività e le botteghe artigiane facevano la serrata. E siccome i plebei erano anche il fulcro delle legioni, non era possibile difendere la città dagli attacchi o muovere guerra ai nemici. Va detto poi che all'epoca, anche fino a Pompeo più o meno, l'esercito si autosostentava e pagava da sé, cioè tu volevi partecipare alla razzia e volevi conquistare Veio, per esempio, te dovevi pagare da te tutti gli impegni e le spese di guerra per andare a combattere, quindi le armature, il cavallo e così via. Quindi la plebe romana non solo non guadagnava facendo il falegname, il muratore e così via, ma addirittura doveva dissipare i propri risparmi per poter fare la guerra. Questo per capirci insomma com'era la situazione. Tutte le cariche pubbliche erano in mano ai patrizi e i plebei non erano di fatto rappresentati. Inoltre le leggi sul debito e l'uso iniquo dell'incivile e del nexum, che è un concetto giuridico che è troppo lungo qui spiegare, che consentivano di ridurre i debitori alla schiavitù, favorivano i patrizi che fra l'altro erano quelli che avevano la Jean de Poche e potevano finanziare usurando, facendo gli usurai, la povera gente della plebe, che magari aveva anche un buon lavoro, ma che non era sufficiente nel momento in cui entravano in guerra a dover sostenere la famiglia e quindi dovevano farsi finanziare a prestito dai patrizi e poi ritrovarsi debitori e quindi schiavi. E consentivano di ridurre i debitori alla schiavitù e favorivano i patrizi, i detentori del potere economico e monetario, non è cambiato nulla, che approfittavano della situazione. Roma era allora impegnata nella sua conquista dell'Italia centrale e quindi più o meno costantemente in guerra contro i vari popoli della regione. Conseguentemente l'esercito, composto in buona parte da contadini e artigiani plebei, era in costante mobilitazione, rendendo quindi assai difficile ai soldati plebei curare con metodo e continuità le attività e gli interessi relativi ai loro mestieri. Esattamente come adesso, allora la tassa era il tempo dedicato alla servitù militare, ora la servitù fiscale è tale e quale, cioè un paese in cui il macigno dell'imposizione fiscale raggiunge cifre attorno al 70%, ditemi voi se c'è una libertà imprenditoriale e poi anche una libertà personale. L'insieme di queste condizioni avevano determinato un contenzioso piuttosto duro fra i debitori plebei e i loro creditori in generale, patrizi e senatori. Questa situazione giunse all'acme nel violento tumulto del 495 a.C., in cui i debitori, sia schiavi che liberi, si presentarono al Senato per perorare la loro causa. Ma perché Alma Mediterranea ha così a cuore questo evento? Perché Alma Mediterranea nasce nel 2000 proprio nella consapevolezza dell'estrema attualità del pensiero bolivariano e della plebe sulla stessa quasi identica situazione in cui ci ritroviamo oggi in Italia, in cui il dominio dell'impero monetario mondiale ci ha ridotti ad una situazione miserevole, quasi un milione di case, ville, uffici, magazzini, aziende agricole, industriali e commerciali mandate all'asta in 10 anni descrivono chiaramente la reale situazione socio-economica attuale, miserevole come l'epoca di Bolivar e di Menennio Agrippa. Ma a tutti questi motivi che adduceva Bolivar nel suo giuramento,
abbiamo ancora, dobbiamo ancora più aggiungere quelli che oggigiorno, a distanza di esatti 2500 anni, soffocavano le giuste rivendicazioni dei secessionisti plebei romani, lo strozzinaggio dell'usura bancaria oggi, nobiliare allora. Non è cambiato assolutamente niente. E allora mi accingo a leggere il giuramento. Ed è oggi, un piccolo prologo, ed è oggi per la somma di tutti i valori a cui faceva riferimento Bolivar, per il suo giuramento e tantissimi altri che noi di Alba Mediterranea oggi qui di fronte al monumento di Simón Bolívar, stesso luogo del Monte Sacro in cui la plebe romana rivendicava i suoi diritti, enunciamo il nostro giuramento, la nostra ferma, decisa e granitica decisione di voler cambiare l'attuale situazione morale e sociopolitica italiana. Ecco il giuramento. In nome di quanto è per me più sacro per l'Italia, nel nome di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a causa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra ove sono e vincoli di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nasce e dove viveranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione, l'arbitrio, per la vergogna di non avere sovranità di cittadino, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né politica, né sanitaria, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà ed il bene, impotente ad esercitarla a causa dei lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per la presente ed ancora, presenti ed ancora più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia dei falliti, disoccupati, disperati, suicidati, appestati, tutti figli di questa disperata e disgraziata nazione, per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani. Io, consapevole della missione dell'Italia nel contesto internazionale e nel dovere di ogni uomo nato italiano che ha di contribuire al proprio adempimento, convinto del ruolo dell'Italia di grande nazione mondiale e che ancora esistono in essa le forze necessarie a rifondarla, che il popolo è depositario di queste forze, che nel dirigerle in favore del popolo e del popolo e col popolo sta il segreto della vittoria, cosciente che la virtù sta nell'azione e nel sacrificio, che la potenza sta nell'unione delle anime, degli intenti e della costanza nella volontà. Dono il mio nome ed Alba Mediterranea, associazione d'uomini forgiati negli stessi principi, e giuro di offrirmi tutto e per sempre al fine di rifondare l'Italia come nazione sovrana, indipendente, libera e a misura dell'uomo, di promuovere con tutti i mezzi di parola, scritto, azione, l'educazione dei miei connazionali attraverso Alba Mediterranea per ottenere i nostri obiettivi e di raggiungere nel tempo la purezza d'animo soltanto con la quale è possibile renderci liberi, di non appartenere da questo giorno in poi ai partiti che ci hanno condotto all'attuale rovina, di uniformarmi ai principi, alle istruzioni ed ai comandamenti e ai comportamenti che mi verranno trasmessi nello spirito di Alba Mediterranea da chi rappresenta con me l'unione dei miei compagni, e di soccorrere per quanto possibile con l'opera, col consiglio e con gli esempi i miei pari nell'associazione Orre Sempre, così giuro. E se lo tradissi in tutto o in parte il mio giuramento, invoco fin da ora il marchio del disonore sulla mia testa e del mio nome, l'abominio degli uomini e l'infamia dello spergiuro. Ciao, ti hai fatto uno spot per Alba Mediterranea, però. Vabbè, cioè, Alba Mediterranea è un focus da cui scaturisce tutto un insieme di altri. Secondo me dovevi parlare più di Simón Bolívar e fare delle similitudini. Stai registrando ancora? Sì, che non ho toccato. Chiudi. Tu hai chiuso? No, non so come si chiude. Ok.